Le ordinazioni arrivavano via social network, prevalentemente hashish e marijuana da spacciare a Caorle, non propriamente una movida, ma località balneare frequentata da molti giovani nell'estate dello scorso anno. I giovanissimi erano, secondo la ricostruzione operata dai carabinieri di Porto Gruaro, i quattro componenti di una baby gang che avrebbe messo in piedi il tutto. Una struttura essenziale, ma un giro decisamente complesso, visto che le misure di custodia cautelare in una comunità per il quartetto sono state emesse dal GIP di Trieste su richiesta della Procura dei Minori del capoluogo giuliano, e l'operazione condotta nelle province di Venezia e Bolzano ha visto all'opera i militari della compagnia di Porto Gruaro coadiuvati dai loro colleghi del comando provinciale di Bolzano. I militi hanno eseguito 8 perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di famiglie di altrettanti minorenni. 3 degli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, mentre il 4 di detenzione ai fini di spaccio. E c'è poi per alcuni di loro l'ulteriore capo d'accusa di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Un'indagine ramificata e complessa che comprende diverse località di tutto il Triveneto e che conferma come la criminalità giovanile sia un fenomeno da non sottovalutare e da seguire anzi con grande attenzione dopo 2 anni di pandemia e numerosi casi di comportamenti fuori dalle righe, come sottolinea il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, intervistato da Antonella Prigioni. Credo che anche su questo dobbiamo essere tutti allineati a essere solidali. Ho chiesto, infatti, ho detto ai gestori ad esempio delle discoteche che devono mettere maggiore attenzione, perché oggi i ragazzi, che poverini hanno subito una chiusura di anni e oggi naturalmente hanno la possibilità di tornare nei luoghi del divertimento, devono essere tutelati, e quindi chi fa questa attività, nonostante abbia sofferto, oggi deve dare un maggiore impegno. I genitori devono essere tranquilli che si affidano i figli all'interno di un locale, devono essere lì tutelati e non devono correre rischi. Sarebbe assurdo immaginare che mandi un figlio alla sera a ballare e magari non ti torna più a casa. Questa credo che è una responsabilità che tutti i pezzi della società devono prendere, e in questo caso anche i gestori di queste attività, a cui noi siamo vicini e siamo pronti a dare anche lì il nostro contributo.